amici di Potere Probiotico, siamo ancora qui in autostrada. Stranamente in autostrada. Non è notte. Non è alba. Non è alba. Quindi c'è già un miglioramento. Una flemma più leggera. Beh, vedete anche l'orario. Voilà. Sì, sì. Quindi anche abbastanza onesto stavolta. Però, una giornata all'insegna della povertà? Sì, ma io vorrei dire con riserva. Il leitmotiv della giornata, in realtà, ok, quello della povertà, che siamo tutti senza soldi, straccioni, eccetera, è quello di andare a pranzo senza il giornalista. Senza quello è il questo sarebbe l'obiettivo della giornata, andiamo tutti a pranzo sperando che ci trovano da mangiare, esatto, all'orario che ci diano da mangiare. Naturalmente arriveranno poi i vari romagnoli, perché quest'oggi c'è l'incontro con i romagnoli, sembra di sì, perché fino a quando non si vedono non si sa, ma non tanto nella figura del buon Viper, ma nella figura di Asso Toys, che ragazzi, Asso Toys è una bestia scatenata che non riesci a tenere. È una mina vagante. E poi Asso Toys, queste associazioni. Vogliono dire tanto. Tante cose. Potrebbero esserci degli sviluppi. Sarebbe molto bello come Toy Boy anche, eccetera. Quindi, però l'importante è comunque andare a pranzo o a cena. Senza il giornalista. Assolutamente sì. E non invitandolo, e mandandogli le foto. Più che mandandogliele. Postandole sui nostri social, perché lui non gliene deve fregare un cazzo di dove. di dove andiamo a mangiare noi. Comunque, come stavamo dicendo prima, dicevamo all'insegna un po' della povertà, perché non abbiamo mire violente. Sensei ha detto, sono scarico. Molto scarico. Anche lei, Lobo? Ma sì, abbastanza. Adesso, a meno che venga fuori un... Mi piacerebbe trovare un mini Gokin. Da poco, però. Ma tipo Daimos? Sì, beh, Daimos l'ho già preso a 35. Mi piacerebbe trovare All Voltes, che anche quello costava intorno ai 40-45. Sì, sì. Perché se cerchi il God Sigma, già ti ne chiedono 70-80, come se fosse chissà cosa. Però vediamo quello che sarà. Io invece, se oggi solo insegna proprio straccione. Lei un bel lust da 15 euro. Sì, sì. Cioè, sì, qual sì, è il suo budget massimo? Ma niente, non supera 50. Cioè, non si una roba vergognosa. Perché sennò suonano le campane. Sì, sì, sì. Hanno già suonato e fin troppo. Già suonato. Non so se abbiamo i soldi per il McDonald's. Non lo so, esatto, non lo so. Va bene, comunque ci vediamo dopo. Sì, sì. Se per vedere intanto se riusciamo a comprare qualcosa, se riusciamo a fare qualche video anche qualcosa interno. Là dentro, è che dopo là dentro mi perdo sempre, non tiro mai fuori il cellulare. Vediamo, dai, quello che sarà. Ma l'importante è che non tiri fuori anche dell'altro. No. Ma al massimo quello c'è Asso Toys. Sì, sì. Che tira fuori il giocattolone. Bravo. We'll be right back.
fumare. Guardate che faccioni che ci troviamo qua. Allora, abbiamo. Io ringrazio il sensei che voleva trattarmi i tre Star Stinger, quelli popazzosi, eccetera. Ma ha sparato. Ma per me hanno aumentato il prezzo perché da 700 sono passati a 1000. Comunque la ringrazio. Ma non parliamo neanche di cifre. Lo ringrazio anche per la 499P. Scusi, se ho preso un attimo. No, ma so che lei è qui. Lei è un figo. Abbiamo qui anche il signor Viper, che vedo già la sua indice di sopportazione bassissima. Infatti io conto di lasciarlo qua. La di Candy Candy, ragazzi. Io ho preso la seggiola di Candy Candy. E sopra ci metto. Non ho parole. Sono allibito. Mentre gli aerei passano ci bombardano. Abbiamo anche il signor Manumano che non lo vedete, ma sta prendendo le birre. Esatto. E anche Lobo che intanto vogliamo ringraziare Show Z, mettete ficcante, mi raccomando, non sbagliate. Non mettete cioè, rotte, cioè, ma sai che ma sai che lei è più invadente del giornalista. Ho preso le veci. Cioè lei è veramente più invadente e meno irrispettoso perché non bevo. Sono pericoloso, dopo mi ha dopo si scatena. Ma devo far vedere cosa c'è con adesso? Perché non lo so. Sta facendo la fila. Anzi, allora, abbiamo lasciato da solo. C'è Manumano con l'Obo. Anzi, magari adesso vado a vedere un attimo. Manumano. Vedere che sei andato alle ghiacciapunate. Ma in realtà quello sarei io. In realtà quello sarei io. Anche lei, se insegui, delude. Becco anch'io ogni tanto, ammetto che anch'io becco. Questo è l'acquisto straccionesco. Questa è la chicca della giornata. Allora, devo sfoderare. Allora, Giocattopoli. Ancora uno zingo. Sì, ma comic color version. Infatti a quelle strisce dorate che però potrebbero, non lo so, non le condivido fini. È così? First event. Comunque cercheremo di capire qualcosa di più di questa. Per incularti, le fanno di tutti i colori. Sì, ma rosso? Adesso prima di andare lei straccione darà qualcosa, darà il colpo di coda. Ma io già ho acquistato. Cosa ha acquistato? Quella roba lì? Quella guarda, io il rosso. E Lobo cosa ha preso? Lobo? Adesso comunque poi dopo proseguiamo il video. Lei li chiama ancora alla vecchia maniera, questa discussione tra abbiamo qui Manumano che si è materializzato e ci farà vedere i suoi acquisti novegherini. Ora. Non c'è tempo, presto che è tardi. Faccia vedere i suoi assi. Esatto, faccia vedere i suoi acquisti. Allora, cioè, abbiamo un Lobo che si sta nutrendo. Purtroppo, venendo direttamente al dark web, non sono ancora riuscito a fare un bel giro come si deve. Vediamo che invece Manumano si è. Faccio vedere questo che mi ha reperito il sensei, nel senso che l'ha proprio visto su una bancarella. L'ha usato. Pare che sia un pezzo introvabile. Comunque sì, è molto. È stato. Le politiche di Bandai e. Ricordiamo sempre hashtag Bandai merda. Sì. Ma guardi, potrebbe avere anche particolare ragione. Ultimamente quindi doppia soddisfazione. E l'hanno un po' sdrenata. Però vabbè, era una sdrenata che si può sopportare. Sì, ma in queste occasioni si getta il cuore oltre lo stato. È bravo. Penso anche questo. Questo è molto carino ragazzo. Ci sta. Bella macchietta Formula 1 vintage, quindi questa qui poi sicuramente sarà abbastanza ficcante da trasformare. Ci faccia vedere anche il posteriore. È la stessa, è uguale. Non e già il display stand funge da display stand, sì. Sotto che da forte. E appunto mi regalerà un display stand. Perché ce lo vuole mettere sotto. Giusto. Qui stiamo già bevendo, però siamo sotto. L'acquisto più ficcante però l'ha fatto Mr. Nobile. C'è la tizza? Sì, che non la tiro fuori perché ho le mani bionde. Lo tiri fuori lei. Ma cos'è quella roba lì? Io, ma mi sento. Questa qui è una chicca, ragazzi. Ma mi sento già un po'. Chi colleziona ha il disagio, riconosce il valore. Sfoderi. Già quando la sento un po'. Cioè, mi devo preoccupare. Non lo so. Io lo tengo un po' con.
Ma è Candy Candy o Giorgi? È Kengo Kengo. Ah, è Kengo Kengo con Terry, stare insieme. Quindi io anche sull'uomo a questo punto lo metterei a strisciare verso i muri. Abbiamo anche qui un Kotetsu Jige coadiovato da... Volevo aggregarmi con una birra, invece mi trovo già in piedi. Già aggregato. E se ho ripreso lei... non vorrei... Cioè, tanto sta andando il video e verrà detto anche questo, sì, però... Mi disse, no, ma sai, io sono un fan del Bandai e aspetto il Bandai. Poi, quando è arrivato il Bandai, lei prese quella mazzata totale di due pezzi arrivati assieme. Si cagò addosso. La mazzata economica, intendo. La mazzata economica, perché gli arrivarono due pezzi assieme. Dolgiran. Dolgiran, gli arrivò il baldio. E quindi a me si è cagato un po'. Una mazzata atomica. Si è cagato un po' addosso. In cui gli venne detto, perché il sensei sta registrando dopo quello che abbiamo detto. Allora, cagliolino e tartufo. A lui. Ah, ecco, ok. Funghi? Mie, grazie. Grazie mille. Buonissimo, buonissimo. Il cibo mette tutti. Quindi stava dicendo? Allora, stavo dicendo che quando è uscito il Sentinel, sì, ho detto che era molto bello. Che Bandai avrebbe potuto solo pareggiare, però aspetto pareggiare. Okay. E ha detto aspetto Bandai. È vero, mi ricordo benissimo. Aspetto, me lo ricordo benissimo. Quando Bandai è tutto documentato, suo, eh. Ha presentato il suo, no, incomincia a creccare. Il ginocchione. Allora, capriolo. Qua. Capriolo, uno è mio. Ortica. Sì. Non è così. Sì, è così. Poi purtroppo io ho delle conoscenze di persone molto altolocate che sono in grado di offrirmi cose. Ecco. Spacciatori. Spacciatori. Che sono quelli che distruggono il mercato. Sì. Lei sta mentendo. Lei sta mentendo perché nel momento in cui il guru e la Gun della Sentinel era scontato su Shoz, esatto, lei disse: io questo non lo prendo perché io sono un fan Bandai, fanboy Bandai, e prendo il Gurren Lagann della Bandai. No. E lui disse: ma fa più schifo, non guarda che ginocchia si è ad angolo. E lui, no, e lei disse: no, questo io non lo sapevo. Quello che sta dicendo Lobo è giusto. Oggi devo uscire. È vero, quello che sta dicendo quello che sta dicendo Lobo è giusto. È giusto, ma io in un momento di criticità economica ho dovuto dire no al Bandai e ma come può discutere su questo? Criticità economica è valida nel momento in cui c'è il pezzo lì davanti e non hai i soldi. Grazie. Era un pre-order, che usciva un anno dopo. No, era un momento di criticità. Io do ragione a Lobo. Era un momento di sì, effettivamente ha ragione, perché comunque sarebbe uscito un anno dopo. Era un momento difficile. Suonavano le campane. Vabbè, ma torniamo a ribadire che da quel momento in poi Bandai merda. Sì. Ragazzi, stiamo quelli di coglione a tutti. Sì, ok. No, ma sto riprendendo ancora, non è ancora finito. A causa di una brutta persona che mi ha fatto fare l'affarone, viva Sentine, va a far culo Bandai. La tenga, no, la chiudiamo qua, non a posto. Eccoci. Dopo essere stati a pranzo... dopo che siamo stati a pranzo siamo venuti a Potere Robotico e guarda cosa che porta. Cioè, è veramente ingestibile, cioè non si può gestire questa è una cosa altro che l'ennesimo zingo. Detto da lui, guardate, perché nella recensione loro non va fatto vedere un cazzo, ma adesso fa vedere tutto lui. Lo rimetto a posto, dai, lo rimetto a posto. Scusate, io adesso mi immedesimo di quei poveri genitori che lo hanno dovuto sopportare e crescere. No, nella sua povera figlia che lo deve sopportare come genitore. Ma non so quale sia stato. Che figata mondiale, però. Bene.
Possiamo procedere? Cosa ci fa vedere? Allora, sapendo dell'arrivo di queste due brave persone, sì, cioè nella figura di Asso e nella figura di Viper. Soprattutto di Viper, che sì, no, sì. Effettivamente sì, perché. No, ma questo è lo zingo, però c'entro io qui. Ho comunque cercato di proporre qualcosa di agile da recensire, ma che allo stesso tempo potesse essere ficcante. Ok. O almeno che potesse. Ma diciamo, ficcante è quello che si scrive qua su, vero? Sì. Che chiaramente che disturbasse un po' Viper dal punto di vista, mentre invece. Del pigiama, diciamo. Esatto, un pigiamato. Mentre pensavo di avere una spalla che mi supportasse. In realtà Asso non gradisce. No, non, cioè, non, giustamente per mantenere la sua. Le sto già pesando. 1,8 con la scatola. Boh, basta, possiamo andare. Grazie a tutti. Allora abbiamo. Scrivete ficcante. Sì, sì, sì. Abbiamo l'Energia Z della Future Quest Grand Action Big Size Mod. Ale. Quindi una notevole e una grossa dimensione. Ora, proprio per questa occasione, addirittura vado a svegliare. No, fermo! Lo devi aprire lui. Le cedo, allora mi porti. Allora riprendaci la tecnica, la sacra tecnica. No, però aspetta, mi porti anche per farlo. Ok, okay, sì, okay, sì, okay. No, il righello. No, ma uso questo. No, ne vado a prendere un righello. La gnognetta. Si spezzano, noi li chiamiamo le gnognette. Ma poi ci deve dire anche il perché lei preferisce aprirli dal basso. Sa che non ho. Ma me l'ha detto prima? No, lui mi dava l'idea. No. Lui prima mi ha dato la spiegazione che in questa maniera sembra quasi che sia intonsa. Sembra intonso e vergine. Invece si apre da c'è sotto. Barbatrucco. C'è il barbatrucco. Se lei adesso fa così, poi fa un po' di leva e tira su, senza rompere niente, che non si fa la riga qui in mezzo che mi fa imbestialire. Bravissimo, quella ha ragione. Mi fa imbestialire. E così ti rimane assolutamente pari. Vabbè. E sopra è intonso. Anche le donne che ha avuto Asso sono tutte intonse, sono tutte. Non le tocca. Aspetta il capovolto, fermo. Però almeno si dà un po' da fare. Sì, è bravo, è bravo. Ma qui cosa c'è qui? Per recuperare. No, c'è qualcosa. C'è qualcosa. Posso aprire? Sì, sì. Ma cosa c'è? Ma devo aprire io? Sì, la vada, sì, sì. La responsabilizzo. Tra l'altro io vorrei specificare, raccontarvi un fatto, che comunque era stata indetta la No Asso Fly Zone, che sì, dove praticamente doveva stare a una distanza di sicurezza e non doveva. Cioè, quanto è durata? Niente, cioè vedete quanto è durata? Niente, cioè. No, ma anche l'Ucraina non doveva bombardare la Russia, quello invece per comprare. Era la No Asso Zone, ma in realtà non ha funzionato. Allora, io mi sto divertendo. Beh, io sto comunque godicchiando, cioè. Prego, tocca a lei, prego. Aspetta, no, fermo. È spettacolare. C'è un buon odorino. Buonissimo. Puzza di petrolio. Allora, buonissimo. Puzza di petrolio. Sì, un po' di odore c'è. No, c'è. C'è. Figa slavata? No, di gomma andata male. Tutti adesso da usare. Dobbiamo usare. Senta, sì, il classico odore, sì, di. Sì, tossico. Sì, sì, petrolio. Allora, questo odore qui, quando entrate nella mia, nel mio antro di Asso, c'è questo odore. Ah. Si raccoglie. Però a me piace. Buono. Sì, sì, no, ma vabbè. Allora, qui sotto dovremmo avere qualcosa. Non mi ricordo. Dovremmo avere un. Niente. Un cazzo. Perfetto. E da quest'altra parte. Guarda, non c'è niente. Cioè, io non compro più lo zingo. Allora, estraiamo. Sì. Vai. Comprando occhio. Grande mazzetta. È andato in comunità. Peso? Allora, la parte finale c'è un minimo di ciccia, perché la. Grande mazzetta. Vabbè, sì. Sempre zingo, sì, però. Allora, se devo essere sincero, questa
No, ma è la plastica. Rovinato. No, è la plastica che c'è davanti. Ah, okay, perché manca. Cioè, sì, ho capito. Vede che era. Io speravo che fosse un colpo sì, di altro. Fighi, Invece no. Allora, ecco, bravo, apra lì. Ma perché non è così efficiente? No, non è così operativo quando. È come efficiente con lei. Ma io no, sono no, sempre al contrario, non è efficiente niente. Ma come no? Cosa fa? Apre i modelli su Asso Toys. Certo, allora qui abbiamo. Ah, lì ce l'abbiamo la scaletta. Abbiamo la, abbiamo. Solo la motoretta? Esatto. No, la moto è qui, quello è il pilota. Cioè, quello è il pilota. Ah, la moto è qui. Qui c'è la moto. Vediamo. Fatta bene, bella. Allora, qui abbiamo un attimino prego. Il pilota. Prenda. Prego, quindi abbiamo Koji? Sa che non lo so se l'Enea Gardetta era pilotato da Koji o da qualcosa di simile. Equivalente. Se proprio si chiamava. Anche perché. Adesso qui dovrei chiedere agli esperti nagagnani. C'è la rampa di salita sì, della moto che si ingancia nella schiena, direi. Sì. Dovrei porgere una domanda agli esperti nagagnani, no? Noi sappiamo che prima di Mazinga Z vi erano Iron Z e Energer Z. Quale dei due è nato prima? Iron Z o Energia Z? Ma secondo me. Sai che non so. Non secondo me il. Ma Energia. Questo chi è? Questo è Energia. Ah. L'Iron è rosso, mi sembra, giusto? No, questo è Iron o è. Che cazzo ne sono? No, questo è. È scritto in giapponese. Energia. Ah, no, però c'è lei. C'è lei. Sì, ma questa qua è una parola in giapponese. No, no, questa è Energia. Sì. È Energia perché. Oh, là, Energia. Faccio la telefonata giornalista. Perché. No, no, no. Tanto non lo saprebbe. No, assolutamente no. Forse Koji. Koji. Forse Koji. Koji. Koji è il più esperto. Koji, sì. Ecco. Certo. Allora. Perché questa qui, purtroppo essendo una motoretta, non. Sai che qua c'è un piccolo appoggino che non vorrei che magari ci fosse anche. No, va sulla zucca. No, c'è il buco, c'è il buco. Ok, dai, lo appoggiamo. Va della zucca. Ma che cosa è dovuto a questa particolarità del modello di tale che rappresenta? C'è questo? Sì. In che senso, scusi? Il bidet di questa forma qui, perché è diverso dagli altri zinghi? È diversa perché era così. Era questo così. È Energia Z e aveva una forma chiaramente mazzingiana, però essendo il suo prototipo aveva questa forma, cioè era il prototipo tra l'altro quando era stato concepito l'overpiller non esisteva, doveva essere per l'appunto pilotato da una moto che arrivava sulla rampa e si lanciava sulla testa, sì. Poi diciamo la stesura finale di Mazinga Z li ha modificato le forme e oltre a modificargli le forme al posto di essere pilotato da una motoretta era pilotato da loro. Ma questa lore da dove deriva? Da veri e propri documenti? Beh, dal manga, più che dal manga è proprio la da Impact. Siccome da Impact. Cos'è Impact? No, e questo qua? Sì. No. I progetti di Mazinga Z negli anni 70 era nato proprio così. Ah, sì? Si partiva. Ah. Adesso io non mi ricordo se esistevano proprio dei capitoli. Ad esempio, quando signora, intanto che lui spiega, lei non lo posa. Sì, no, vede che le mani un po' sono messe male. C'è da mettere questo. Metta. Metto io? Sì. Mazinga Z fondamentalmente. Sì, sì. È nato da questi studi, collaborazione. Vabbè, basta appoggiare e va bene. Cioè, Mazinga Z. Ha l'effetto un po' marionettoso, ce l'ha. Quindi me lo posi un po'. Sì, non so quanto. Questi oggetti qui non ne ho neanche uno. Quindi non so fino a che punto non si possa spingere. E provi. Ok. Provo. Sì. Mi si rompe qualcosa? No. No, non voglio rompere, a parte che insomma un minimo di resistenza è una roba fatta. Sì, ce l'ha. Se lo spupazzi che vedo, la vedo. No, è sereno. Faccio come me, quando mi chiedo qualcosa di posare, lui. Ah, qui c'è.
fa apposta di far fare le cose a me. No, a parte che ci sono delle plastichine anche da tirare via, nel contempo. Sì, sì. Cioè, su quelle sul petto. Allora, vi posso dire una cosa, che mi aspettavo qualcosa in più, è un po' una mezza baracconata. Vabbè. Ma tutti questi soggetti che sono un po'... Allora, Grandizer per me era bellissimo. Ce l'ha? Sì. Ce l'ha. Grandizer, e anche il grande Mazzini. Ce l'ha qui? No. Per un completista di... avere il prototipo. Faccia il dito. È obbligatorio. No, il dito. È scontato il dito. Non è scontato. Sorokin, ho anche questi qui prototipati. Ah, okay. Ho sia l'Energer che l'Iron Z. Cioè ce li ho... Che tra l'altro... Io non vorrei dire una cagata, ma Iron Z secondo me fa anche la sua comparsata in Mazinger Angels. Vabbè, io l'ho messo così un po'. L'importante è che stia in piedi, ecco. No, ci sta, ci sta. Mm. Però non mi lascerà le pellicole come altri. Questi qui? Sono bruttarelle. Sono brutte, sì. Guardi se sta in piedi. No, allora, sembra stare in piedi, è che però andare a togliere. Ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Vabbè, però comunque posato. È bello. Vabbè, è carino, dai. Sì, ma sì, che faccia chissà chi è. È grosso. Sì. No, ma sicuramente tutti insieme fanno una scena. Sì, Madonna, sì. No, effettivamente Goldrake era molto più bello, vabbè, perché Goldrake è più bello. Goldrake e Goldrake. Ma dai, credevo che... No, per dire, tutti siamo più propensi all'acquisto. Beh, allora, secondo me non era male comunque... Ah, anche il grande Mazzini. Sì, se viene via la piede. Lei resti in guardia. Ma no, ci sta, guarda. No, guarda che ci sta, guarda. No, ci sta, ci sta. Neanche dietro il casco. Allora, faccia una roba. Mi dia una mano. Dopo questo? Sì, sì, tolga, tolga. Tanto che io vado a rimettere la pettorina. No, non esce. Perché sì. Troverai che è suo. Io guai me. Eccolo. Se la sente. Sì, sì. Che tra l'altro, se noi togliamo... queste due, diciamo, pettorine, sì. E gli togliessimo anche la testa, sì. Diventerebbe proprio la versione prototipale che si è visto in Shin Mazinger Impact. Sì. Vale. E che costa un botto. Sì. Perfetto. Com'è? È inclinato un po' abbastanza? No, è un po' mosso, cioè deve essere un po' mosso. È un po' mosso. Deve fare la scena un po'... Le mani, abbiamo visto che le dita sono comunque tutte... articolate in tre punti, sì. Sono tutte prensili. Tra l'altro, io guardavo un esempio di un dito umano, no? Che il pollicione ha uno e due punti. Invece sì. Si nota questo qui, addirittura il pollicione dello zingo ha tre punti di movimento, un po' come gli altri. Non sono bellissime queste mani, così? Non sono bellissime. Ha ragione, no, su quello le. Però un po' che, con un po' di fantasia. A me piace. Tanta pazienza. Però a me piace. Cioè, effettivamente quando l'ho visto venire fuori dalla scatola un pochettino mi ha deluso, ma Asso ha saputo dargli una dignità in pochi secondi che me l'ha... Stia attento che... È in difficoltà. Non c'è male, no? Non c'è male. No, non c'è assolutamente male. Non c'è malaccio. Se te li metti un po' insieme, però non da solo, cioè questi li devi mettere. Ma lei è proprio un posatore, lei è quasi una cosa naturale che le viene posata. Mi ha anche zittito lo straccione voleva partire. Che cesso, che schifo! No, io no. Io non ero confinato oltre la zone, scusi, l'ho capito. Ma ascolti, se ci siamo dimenticati un attimo di questa cosa, lei non la deve ricordare subito. Cioè, non è che le dita fanno cagare. Allora. È un modello che di per sé non è che abbia dei costi proibitivi. Questo. Ma viene giusto così. Questo affare qua comunque si è atteso sui 230, 200, ho capito. Oramai i 300 euro sono i vecchi. Sono di 100, casa. Sono di casa, cioè figuriamoci. Cioè, qui comunque abbiamo una dimensione. Però la caviglia scaviglia, quindi. La caviglia scaviglia. Il riesce... metallo. L'esterno è in metallo. Io sento plastica. Allora, secondo me la maggior parte del metallo è posizionato nella parte inferiore del... No, il piede non è metallo qui. Però se lei prova a palpeggiarlo e a sollevarlo, sentirà che è... Sotto il metallo qui sotto. Che è allocato, il peso è allocato nella parte inferiore di questo modello. Allora, c'è un po' l'effetto... Sì, un po' ballerina. Sì, sì, di Pinocchio. Sì. È un po' Pinocchio nella parte superiore. Tutta questa serie qui è abbastanza...
Il Grandizer non è Pinocchione. No, Pinocchione. È uguale, dai, sono uguale. Tra l'altro, la parte delle gambe, eccetera, è tutto in metallo lamierino del Grandizer. Ah, ok, no, questo non. Questo non mi dà quell'idea lì. No, questo è qua. Però, ad esempio, non so se lei sa che il metallo, spesso e volentieri, per essere lavorato, viene picchiettato, no? Come sto facendo io adesso. Esatto, però con il ecco, il Grandizer ha tutta quella frammentazione che sembra quasi picchiettato col martello, cosa che qui invece, essendo fatto in plastica, non ha quella cosa che io ho notato invece nel Grandizer. E tra l'altro una cosa secondo me molto molto bella del Grandizer è che il double spacer, perché era sto pizzone, questo qua invece, essendo l'Energia Z, ed essendo un prototipo, come le dicevo, non era ancora stato concepito il Jetscrider. Lo sto rovinando. Non era concepito neanche il... Ah no, lo sto rovinando. No, adesso ha peggiorato la posa, soprattutto la testa non... secondo me non rende come... Troppo giù? Ma no, vabbè, prima era più azzeccata, se devo essere sincero. Adesso sembra che stia per vincere. Tra l'altro, adesso noi avendo fatto una recensione di Fretta e di Furia, abbiamo le pile. Ci vorrebbero due pile dove illuminano gli occhi del nostro Ocone. Del nostro Z. Ci ronzoliamolo un attimo, così lo vediamo anche da dietro. Ecco, qui vediamo la famosa rampa. Questa parte qui è poco bellina, questo taglio. Ci deve essere. Questo taglio netto del retro. È assurda testa. Però la rampa messa lì così. Ma le no, è assurda nel senso che avrebbe più senso se fosse un po' più aperta. Perché la moto mica si rampa così, sì, però o lo basculavi, ma è un pezzo fisso. Allora, da quello che mi ricordo, il robot comunque si accuccia e poi probabilmente si potrebbe così. Che loro ti devono dare una forma che sia educata. Vuole dire che questo era un Zingo pronto a prenderlo? A ricevere. Sì, comunque sì, lui è comunque uno delle famiglie di Zinghi, assolutamente sì. Anzi, sarebbe... Uno dei primi. Sarebbe The First One. Adesso non mi ricordo se The First One era Energia Z o Iron Z, come... Neanche io, non ricordo. Non mi ricordo. Ogni scusa è per rubare soldi, via. Assolutamente sì, no, ha maggior ragione. Intanto che io continuo a blatterare cose a caso, dica. Lei, visto che è così gentile, lo posa? No, lo pesa. Lo pesiamo, vai. Hai sentito il telefono? Sì. Ho sentito più. Però un attimo. Sì, ma mi preoccupo. Ho sentito anch'io suonare. No. Io non sono arrivate a chiamare. No, se no lo vedrei. Dica il peso? 1,239 kg. Davvero? Sì. Sì, 1,239 kg. Sollevi, scusi? Non è mica oddio. Ma via, è 1,2 kg. Sì, non avrei mai detto che era 1,2 kg, perché mi sembrava... Sì, invece no, a sostanza. In realtà... Prego. Beh, sì, è bello, pesa, no? Sì, c'è un bel peso. Per la molle che aveva io mi aspettavo di più. Forse sì, però... Però 1,2 kg comincia comunque a essere... Sì, un bel gigiotto, assolutamente sì. Avrei detto che pesava tipo 8-9 etti, senza averlo... volevo che mentre io sparavo cagate, eccetera, se faceva, mentre lo straccione riprendeva, magari ci illustrava, ci faceva vedere le articolazioni. Queste? Sì, giusto per... Allora, qui c'è il... Abbiamo un doppio movimento di spalla. Però figo. Cricchetti? Sì. Su e giù anche nella parte interna, il gomito. A parte quello, ma comunque ruota cricchetto. No, così ruota senza cricchetto. Ruota senza cricchetto. Il cricchetto Ok. Allora, il gomito 90 gradi oltre non ci va, anzi non arriva a 90. Guardando le istruzioni, volevo un attimo verificare se i pugni erano sparanti. Sparanti. Visti così non si staccano, no. E soprattutto guardando anche le istruzioni. Secondo me no, Asso dottore in fisioterapia robotica. Sì. guardando le istruzioni, però c'è una gimmick che adesso questa la dobbiamo assolutamente fare. La panza. La pancia, che c'è il missile centrale.
però c'è ancora sulla plastica. Esatto, adesso si fa vedere un attimino anche il movimento delle ginocchia, come se a cricchetto, è a cricchetto. È criccone proprio. Arriva oltre i 90 gradi. Non esageri, no, con andiamo in fiducia sulla gradazione delle ginocchia. E vediamo un attimino anche le caviglie, che non sono a cricchetto. Si allungano perché si possono anche restringere. Tipo il Choco King, che avevano per dare maggiore mobilità al nostro soggetto. Ora però abbiamo quel discorso della gimmick riguardante il missile centrale. Sì, qui bisogna guardare le istruzioni. Perché prima di guardare le istruzioni, però lavorerei in questo modo. Io penso che togliere la parte retro, sì, giusto. Esatto. La ventosa. No, sì, ok. Ecco. Lo andiamo ad appoggiare leggermente a terra e andiamo a cercare di rimuovere la plastichina senza fare. Tolto tutto il soprabusto, credo. No, ma non viene via. No. Perché come fai ad aprire lo sportello? Che c'è quella parte. Quello infatti è un po'. Però prima di tutto io volevo capire. La plastichina va tolta. Come toglierla? Dove era il punto di incontro del. Perché questa qui deve essere. Non possono averla messa sotto vuoto. Laterale solo. Ma tu non la vuoi. Tu la vuoi proprio stracciare? Sì, sì. No, ho capito. Okay, però senza fare danni. Cioè, non voglio andare con una lama. Ecco. Allora faccio vedere. Però adesso vedete, voi fate questo movimento. Dato che ho rimosso la prima paratia, vedete che soluzione che non si è mai vista su nessun Nagagnano Bandai, dove si toglie il pannellino e ci fa vedere l'interno della pancia. Ad esempio, il DX. Non aveva questa soluzione. No. Si rimuove, tu vedi il missile, però non. Invece tu qui hai due, come si possono chiamare, due supporti che fanno da perno. Basculano e fanno aprire il. Come dire, la pancia. Sì. Il vano della pancia, e si vede all'interno il missile che è pronto a partire. Bello. Stavo guardando, no, il missile rimane. Aspetti, non si allunga, non credo si allunga. No, allungare. Però c'è un movimento. Si allunga, si estrae. Infatti stavo andando. Si allunga. Sì, sì. Si allunga o si estrae? Qui c'è scritto in fuori. Quindi no, sì, eccolo qua che l'ho estratto. Ecco, così, sì. Oltre a quello non va. Aspetti che le faccio vedere, Asso. No, da vedere dalle istruzioni, non, oltre a questa, diciamo, escursione. Mm. No, questa è una bella. Bella idea. Questa è unica, diciamo che è unica. Cioè sì, la testa forse è la parte più brutta di tutta la. Quadratona, sì, un po' squadratona. La moto non è male. No, la moto non è male, però la testa. Vabbè, è zinga, un po' zinga. È inerte. È inerte. Beh, cosa facciamo? Ah, lo deve pagellare. Lo pagelliamo così a pancia aperta o a pancia chiusa? Sì. Dica le sue. Cioè, bello aperto. Dica le sue, i suoi numeri. Però gli mettiamo questo. Sì, questo. Cos'è? Niente. A caso cosa? No, boh. Lei guarderà un suo canale, dopo si dovrà assumere le sue responsabilità. Come abbiamo detto prima, il canale esiste già, esiste in dark già. Web, però. Com'è che era? Straccio Asso Toys. Stracciasso. Allora, madonna mia. Che non tutti meritano di vedere. Scusi? No, ma mi diverto. Io delle volte mi. Quando sento dei rumori mi si agita. Tranco. No, comunque alla fine fa la sua bella scena, cioè è scenografico, molto scenografico. Vede che in realtà si è partiti da un'angolazione e si è arrivati completamente. Sì. Vai però, rimane perplesso nella sua posizione. Lobo non è. Non pervenuto. Sì. Comincia a essere un certo orario che lei comincia ad accusare. Sì, la testa colpo, forse è il punto un po' più debole. Forse il caffettino le poteva dare. No, l'ho già tutti tre poi. Allora, impatto estetico. 4. Guardi, che ce n'era un altro che faceva quello che ha detto lei ed è finito molto male. Un 7. Io invece dico un 8. Addirittura? Sì, la Madonna. Materiali? 7. Quello sì. Verniciatura? Ma
Sì, è buona, sì, ecco, 7 sì, perché ad esempio ci sono delle incertezze, ad esempio, non so, riprenda qua dove ci sono le Sims Line di, le Sims Line. Di attacca, cioè che non sono proprio, cioè anche qui la testa è un po', non ci sono difetti evidenti no, però vedi che è una lavorazione un po'. Non troppo fine, ecco, troppo sì, fine, o beh. Chip, definiamolo anche chip, comunque via licatura 7. Posabilità, ma in realtà quando c'è asso tutto diventa posabile, quasi tutto, perfino il Kengo, quasi. Quindi merito di asso, sì. La posabilità gli diamo un 7. Ecco. Troppo. Dai, accessori, troppo. Accessori. Non ne ha. Qui mi limito a un 4. Come no? Alla spada? Ah no. Sì, la spada, il cannone, le ali. Trasformazione. Sì, ok. Sì, ma la moto ci deve essere, non è accessorio. Deve guidare, certo, deve pilotare. Trasformazione, non c'è. Non c'è. Zero. Confezione. È una confezione che la trae asso? Chiuda. Allora, viene attratto da una confezione così? Allora, la dimensione è piacevole. Allora, io purtroppo questi non li ho collezionati, quindi non sono molto attratto, altrimenti avrei completato, sicuramente avrei preso anche questo. Però direi che nel fascena, quando vedi un bloccone così dici voglio cavarmi la soddisfazione, ho già il grande Mazingo, già il Godri, mi piglio anche questo. Quattro. No, la confezione è da 7,5. Sì, 7,5. Incazzatura. No, non fai incazzare, dai. Zero. Un po' le dita fanno incazzare perché sono un po'... Sì, ok. Sono bellissime le dita. Belle. No. Sì, ma l'incazzatura è più è derivante dal fatto se ti dà dei grattacapi nel gestirlo. Se il modello è fatto male, bisogna valutarlo in altri ambiti. Io l'incazzatura la valuto su due cose: le dita e il rosso. il rosso che fa tipo un toro. Tanto è già finita la recensione. Ma quel rosso là le piace? Quello sul Dagwon? Sì, è un'incassatura. No, quello del il rosso Sentinel sta migliorando. È lo Sin che mi aveva deluso, che è arrivato adesso e esce di nuovo. È già uscito. Che poi è uguale, come colorazione è sempre quello. Forse è migliorato. È più glossata. È un po'. Poca roba. L'incazzatura, comunque io mi limito a dargli un 4 di incazzatura. Ogività. 4. Lei è un ospite. No, vai per zone. Lei stia lontano. Non è che lei la ragazza abbia un'ogività. No, però. Cioè, l'ogività di un'ergazzetta comunque è da 6. Io passerei già a questo. Questo è più pesante. Quello è già più pesante. Questo è più pesante. Rapporto qualità-prezzo. Adesso, onestamente, non ho una visione completa di quello che costa India, perché in Italia questa affare qua costa comunque un'esagerazione. Tutto ciò che è feature quest ha dei costi che non sono onesti. Nel rapporto qualità prezzo io mi limito a dargli un 5,5. Stesso voto che abbiamo pensato. 3. Bravo. 5,5. 3. Giudizio finale. Si sente 2. 2. No, allora il giudizio finale da parte mia è comunque un 7,5. Pienamente soddisfatta a metà. E in aggiunta possiamo dire che oggi è 3 anni che Asia Argento è sobria. È sicuro? Mentre parliamo, però non sappiamo quando lo mettiamo su. È uguale. 3 anni è... Bene. Questa è una perla di. Va bene. Tanto io vorrei fare una comparison. Facciamo una comparison con un qualcosa Non riesce a stare fermo. Mettiamoli, uno per capire. C'è un oggetto e che... a me mi fa paura quello là. Ah, scusi. Mi fa una paura quello là. Oddio. Lo metto di là. No, ma sul lato della libreria, piegato contro che fa la... che si appoggia contro... Ma è più facile cadere di muso o di... muso. Le caviglie che non reggono. No, quello regge. È quello là che non regge. Le piace? Questo? Sì. È un po' effetto... effetto plasticoso.
Però è un bel oggetto, questo all'epoca cioccava. Ma se adesso, non mi adesso è una rarità. Adesso ciocca ancora di più. Sì, ma che cos'è? Ci dica che non mi ricordo. Questo è Giant Gorg. Giant Gorg della, della Sentinel linea T-Rex. T-Rex. Cioè, un po' come è diventato lei. No. Sì, ma ha fatto solamente questi due della linea T-Rex. No, hanno fatto anche il Getter 1, Getter Black. T-Rex. Così T-Rex. Grandi? Ad esempio, anche i Getter, quelli dinosauri, erano T-Rex. Ah sì? Ma era la metà, erano alti così. Vabbè. Cioè, questo sembra un Deluxe. Sembra una. Questo però fa parte della linea T-Rex. Ok. Ok, lo rimetto via. Sì, però era giusto per far vedere una cosa. Però che li, cioè, li rimetta come. Quella prima? Esatto, che. No. Se no, comunque quello viola, basta che si appoggi anche contro. Anzi, non faccia un cazzo. Si è appoggiato sul blu. Bene, bene, bene. Così cascano in due. La testa? non tocchi la testa! Non tocco. No, però vabbè, ok, perfetto. Avete visto, cari amici, beh, che tutto questo sta in piedi. No, guardate, questo qui mi è piaciuto. Sì. No, ma il Dagon è piaciuto a tanti. A tanti, però è piccolo. È piccolo. Adesso, quando arriverà il Super Dagon che si uniranno, vedremo che. No, per far vedere quanto è piccolo, basta mettergli di fianco la Valkyrie. Ma non, è bisogno, non c'è bisogno di enfatizzare il. Sì, no, però è fatto molto bene. Sì, è molto bello. Sì. Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti. I nostri ospiti che abbiamo passato una bellissima giornata a Novegro, abbiamo anche fatto un bellissimo pranzo e basta, no? Sensei, basta, cosa sì, dice? Basta. No, io, Lobo, dai, cosa dice? Io posto così. Posto così? Quindi buonanotte. Rosina. Ringraziare a nome di tutti il giornalista per non essere venuto a Novegro. Grazie, grazie. Mi perdoni.